Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Indonesia, a Jakarta, in un grandissimo centro commerciale. Già vi ho fatto vedere dei centri commerciali bellissimi, di elite, incredibilmente forniti di tutto, e vi ho fatto vedere anche i centri commerciali, quelli di bassissimo livello, probabilmente di basso livello, e nessuno di voi avrà mai potuto immaginare che vi erano dei centri commerciali di livello ancora più basso rispetto a quelli che abbiamo già visto. Qui siamo veramente quasi a livello del bazar che si vede nella Russia siberiana, siamo proprio messi malissimo. E prima però voglio commentare le immagini che stiamo vedendo con alcune premesse. Ok, ieri vi ho fatto vedere come la zona dei centri commerciali di lusso, la zona residenziale, sia recintata, sia tenuta a protezione dalla massa della popolazione. Vi sono ronde di polizia che difendono le zone belle, quelle che poi in realtà non sono neanche di lusso, sono il nostro standard occidentale. E guardate qua un po' come sono qui le condizioni. Praticamente tengono a bada tutta la massa della popolazione. Vi è un 5% della città, di luoghi della città, che sono quasi a livello occidentale, e il resto è veramente una topaia, ma proprio una topaia nel vero senso della parola. E abbiamo già dato uno sguardo nelle zone dove vivono loro, e di notte, buttando lo sguardo al di là dei recinti, perché parliamo di recinzioni murarie col fino spinato, la gente, la popolazione è tenuta come fosse in prigione. Sbirciando al di là del muro si vedono ratti che corrono, ma non uno, dieci, a centinaia di ratti che corrono da tutte le parti, veramente una cosa anche difficile da credere, impressionante. E poi documenterò bene la cosa, anche purtroppo quelle zone lì sono molto buie, dalle immagini non si riesce a vedere niente, sono cose proprio da vedere, sono cose da vedere. Non è come per esempio a San Paolo, che ci sono le favela, però comunque San Paolo è illuminata, lì abbiamo veramente anche il buio, delle situazioni che superano il livello delle favelas del Sud America. Proprio io ci ho anche dormito nelle favelas, vi posso garantire che qua siamo a livelli molto peggiori. E cosa succede? Jakarta è una megalopoli, una città enorme, una megalopoli. E perché questo? Perché attorno abbiamo dei posti tipo la giungla del Borneo, le aree rurali, ma anche gli stessi quartieri della città, quelli di levatura, che qui sono normali, dove le ragazzine sfornano bambini in continuazione, già a cominciare a 13-14 anni. E si fanno ingravidare in continuazione, producono una massa enorme di nascituri, e questi nascituri qui nascono essenzialmente, non in senso metaforico, proprio nel vero senso della parola, in mezzo alle fogne, perché qui veramente ho visto la gente mangiare proprio sulle fogne, mettono le assi sulle fogne e mangiano sopra le fogne, con una puzza, un odore incredibile. Mettono al mondo tutta questa massa di bambini che girano per le strade normalmente scarsi, nudi, hanno solamente le mutande addosso. Vedi gente, per loro tantissima gente è nata così, gira ancora scarsa, sono sporchi, ma non sporchi, sporchissimi, come proprio davvero anche da immaginare. Io non avevo neanche mai visto un animale sporco come sono questi qui, sono proprio, vivono in situazioni molto difficili. E i centri, quelli belli, sono tenuti sotto controllo, vi è un cordone di polizia che
difende le zone, quelle più, quelle che possiamo definire più prestigiose. Queste zone qui più prestigiose sono, qui si sentono addirittura, abbiamo anche gli effetti sul round, sono veri questi effetti, non li faccio io con l'audio in un secondo tempo, boh. Allora, abbiamo questi centri commerciali di lusso e le zone residenziali con case quasi all'europea che sono super tenuti, sono luoghi tenuti a guardia, custoditi, e la cinta muraria tiene al di fuori la massa degli zombie che cercano di entrare dentro, di saltare il recinto. E le zone queste qui residenziali belle sono veramente pochissime, non sono molto limitate rispetto alla dimensione della città, parliamo di pochissimi luoghi, c'è un 5%, forse meno, sicuramente non più del 5%. E il centro che stiamo visitando adesso, il centro commerciale che stiamo visitando, ecco che mi riallaccio a quello che stavo dicendo, si vede che quando fu concepito era un centro commerciale all'avanguardia, modernissimo, anche le scale mobili non funzionano, l'aria condizionata, però quando fu concepito, cioè vi faccio vedere un po' l'entrata, era, e non è vecchissimo, era concepito super moderno ed è nella ex zona centrale, la zona vicino alla stazione che una volta era il centro, era qua, perché ci sono le costruzioni coloniali, è la zona più, era la zona più elite, il vero centro, e alla fine le milioni di persone che avvolgono la città, la circondano, che vivono in mutande, alla fine ce l'hanno fatta a saltare il muro di recinzione. Sono riusciti, adesso salgo che qua la scala mobile funziona così stranamente, sono riusciti a saltare il muro di recinzione e hanno invaso questa zona qua. Sono entrati qui, ognuno ha avuto un piccolo sogno, diventare imprenditore di se stesso, e hanno aperto dei negozi, ognuno vende tutte robe scassate, cioè guardate per esempio questa, non so cos'è, tutta roba così. Ho visto computer che a tenerli, cioè se voi prendete un computer, un monitor, lo tenete nell'orto 3 anni, non diventa così messo male. E la gente si è tutta riversata qua. Ognuno ha avuto il sogno, venendo dalle fognature, di aprire un qualche cosa, di aprire un'attività. E chiaramente questo centro commerciale, tutti quelli che vedete, cioè, è praticamente vuoto. Ci sono delle postazioni in cui lavorano 3-4 persone completamente, quelli che girano sono i dipendenti del, che uno chi fa le pulizie, non c'è gente che compra, nessuno. E sono tutti fra di loro, qui vendono qualche cosa da mangiare fatto da loro, qui dalle loro manine, tutto messo così. E non so che lavoro abbiano questi, perché essenzialmente non, poi vendono cose che non possono interessare a nessuno, cioè tutte cose rotte, cose. E questo era un centro commerciale all'avanguardia, e io prevedo che i centri commerciali bellissimi, sfarzosi, anche quelli con pochissima gente, perché sono, non sono alla portata della gente di Giacarta, anche quelli fra qualche anno verranno, cioè gli zombie, ma non con tono dispregiativo, ce la faranno a saltare il recinto e invaderanno anche quelle zone lì. Nel breve futuro quei centri commerciali super sfarzosi diventeranno dei cagai,
cioè questa è la popolazione, i milioni di persone che circondano al di là del muro col fino spinato il canale, che c'è il guado anche come forse una fortezza medievale, il centro commerciale, riusciranno a saltare e trasformeranno anche i nuovi centri commerciali che ormai sono nella ex periferia, il centro si è spostato, lo invaderanno anche quei posti lì. Ecco, questo è un po' quello che volevo dire, e purtroppo avverrà questo, ve lo garantisco, e avverrà anche che la capitale verrà spostata, non sarà più Giacarta. A un certo punto non possono delocalizzare un'altra volta al centro, dalla zona della stazione coloniale l'hanno portato già fuori a diversi chilometri, il centro l'hanno spostato, e il prossimo passo sarà creare una nuova città, una nuova capitale, come è successo al Brasile, che è Brasilia ma è una città. Scusate ragazzi, poc'anzi ho finito il tempo a disposizione, il limite e hardware del mio apparato di videoregistrazione, che ha circa 10 minuti di limite, dopodiché si ferma da solo. Continuo con la seconda parte. Allora, quello che vi volevo dire è che qui vi è un aumento demografico incredibile, soprattutto le zone fuori la città. Io ho visto le zone rurali e le zone della giungla, e veramente in quelle zone lì vi è un aumento demografico veramente incredibile, e vedi tutte le ragazzine con più di 12-13 anni in giro con i bambini in braccio, in moto, e li portano in giro senza alcun riguardo, come fossero dei giocattoli. Normalmente li puoi vedere, un bambino di 3 anni seduto su una moto, ecco qua abbiamo la gente, ecco, no, ecco, lui vivono sopra, anche dormono dappertutto, anche nei buchi. Sì, sono dappertutto questo qua. E questo aumento demografico ha fatto sì che sono riusciti a sfondare il muro di protezione, ovvero hanno super, guardate qua, qui c'è, qui, e questo l'ho visto fare anche ieri, qui c'è la fogna, raccolgono, fanno il riciclaggio, ma non dalla spazzatura, raccolgono direttamente. Potete immaginare che puzza che c'è qua, raccolgono direttamente dalla fogna e poi mangiano lì vicino i materiali che possono in qualche modo riuscire a riutilizzare. Ieri addirittura ho visto anche con le vanghe andare a tirare su direttamente la merda che si deposita nel fondo dei canali fluviali o dei canali fognari. Qui non c'è tanta differenza tra fiume e fogna, e metterla in dei sacchi, anche la merda vendono, e poi dopo in un altro luogo ho visto utilizzare la merda per concimare, praticamente qualsiasi cosa ti può dare anche solo una rupia, che con una rupia non ci fai niente, non basta neanche per comprare una pastiglia per ammazzarti. E questi qui, qualsiasi cosa gli dà un minimo di rendita, sono pronti a farla, qualsiasi cosa, non importa se si tratta di tirare via la merda dalle fogne o andare a recuperare la spazzatura. E questo è un po' la caratteristica di questo posto qui. Comunque sono dei posti belli, quelli protetti dai cordoni di polizia, dai muri di recinzione, sono veramente molto belli. Adesso viaggio in un posto che non è protetto, per cui un po' è molto più caratteristico e naturale. Ecco, andiamo di qua che c'è un po' più bazar.
così faccio vedere un po' anche a voi i colori. E arriviamo adesso alla seconda parte vera e propria. Tutto questo incremento demografico, oramai qui non c'è più dove metterli, sono veramente in troppi. Cosa succede? Queste zone qui, io parlo un po' anche dell'Asia in generale, non solamente dell'Indonesia, sono sature di persone, oramai si mangiano tutto, fanno come le formiche, sono come il fuoco che ha incendiato la paglia, fra un po' non ci sarà più niente da bruciare, brucia tutto velocemente, questi divorano, fagocitano qualsiasi cosa che sia commestibile, non c'è più spazio per loro, è saturo. E dove si riverserà tutta questa gente? E questi sono gli immigrati del futuro, una volta che avranno bruciato Giacarta, hanno bruciato la parte coloniale di Giacarta, già è invasa, bruceranno il nuovo centro, quello tenuto a protezione con i cordoni di polizia, arriveranno anche lì, si riverseranno e trasformeranno anche quelle zone lì in un cagaio e nel giro di breve anche. Una volta bruciato anche questa zona qui, si sposteranno nelle zone più limitrofe e invaderanno anche l'Europa, le zone dove c'è un minimo di benessere. Questo sarà il flusso migratorio del futuro. E una volta poi, qui adesso la previsione, parliamo già di 2-3 generazioni avanti, per cui facciamo un po' come giocatori di scacchi che prevedono le mosse, e lo facciamo anche con grande attenzione, perché il giocatore di scacchi prevede le mosse e difficilmente un buon giocatore si sbaglia, perché le mosse sono quelle, non ci sono altre alternative. Cosa succederà? Succederà che verrà bruciata anche l'Europa, anche gli Stati Uniti verranno bruciati, ovunque vi sia benessere nel mondo verranno invasi, qui essenzialmente hanno la stessa origine etnica degli zingari, però il comportamento è quello, col bambino in braccio, chiedono le mosse. Infatti proprio gli zingari sono veramente autoctoni, originari di queste zone qui, sono anche la fisionomica, se voi prendete gli zingari, non quelli che rubano i bambini e quindi sono imparentati anche geneticamente con altre razze. Il vero zingaro ha questa fisionomica che si trova qui nella giungla, non quella cinese, qui ci sono due fisionomiche, però quella autoctona ha la stessa fisionomia dello zingaro. Per cui cosa succederà? Ci sarà questa invasione, una volta invasa l'Europa bruceranno anche quella, mangeranno qualsiasi cosa, distruggeranno tutto, tireranno fuori ogni tipo di risorsa, svuoteranno le fogne, mangeranno anche nelle fogne, succederà esattamente quello che succede qua. E una volta bruciato l'ultimo baluardo che sarà l'Europa, il mondo sarà completamente bruciato, sarà al collasso. E in quel caso lì, qual è il fattore naturale che ha sempre regolato il dato demografico della popolazione umana? Sarà le pestilenze, con queste condizioni qui igieniche che portano loro, ci saranno pestilenze, malattie, guerre, perché poi è normale, è fisiologico, è assolutamente normale e impossibile da evitare che quando un'etnia in un determinato luogo in cui non è autoctona supera un quinto, ovvero il 20%, scatta una guerra, è matematico. In Italia, quando ci sarà una presenza, un'etnia che superi il 20% rispetto alla popolazione che non è autoctona, ci sarà una guerra e sarà, io ho detto in Italia ma in qualsiasi luogo, questo è proprio fisiologico, è impossibile da evitare, sarà dovuta da razzismo, da frizioni locali, dalla volontà da parte, cioè qui vendono cose, veramente sono dei vermi giganti, cose non mai viste, cose, boh.
mangiano anche questi vermi, sono dei vermi giganti, non so dove li hanno trovati. Vabbè, magari vengono su dalle fogne anche questi, sono tipo delle sanguisughe giganti. Vabbè. E... ok, ecco qua abbiamo dei granchi, dei, cioè in italiano sarebbe dei cancri, non dei granchi, però sono ancora vivi, li impacchettano vivi, li tengono così. E siamo destinati ad avere un futuro tragico, nefasto e devastato da pestilenze, pesti, malattie terribili, guerre, gente che si ammazzano per le strade, bande, stranieri che si combattono fra di loro, verranno, le tribù si costituiranno in tribù cittadine, in bande, ci saranno faziosi, è un po' questo quello che ci sarà nel futuro, ci sarà questo tipo qui di criminalità. Qua siamo sulle fogne, chiaramente, tutta una città che è costruita così un po' sulle fogne. Questo è un po' quello che succederà in questi posti qua. Ok ragazzi.